all'Unione Europea. Signor Presidente, cioè come lei ha potuto, cioè, io ho potuto evidenziare che questo argomento, cioè, è un argomento obiettivo. E mi auguro, cioè, che il Parlamento, insieme al Governo, adotti un provvedimento unico all'unanimità in riferimento, cioè, a quanto proposto, perché trattasi, cioè, di tutelare quello, cioè, che è una, cioè, produzione abbastanza importante, cioè, del nostro Paese, che è stata testé richiamata da questa mozione. Grazie. Grazie mille. Adesso è iscritto a parlare il deputato Monchiero, che illustrerà anche la sua mozione, la 1.1056, di cui è cofirmatario. Prego. Grazie Presidente, la mozione che ho sottoscritto con il collega Catania va nella medesima direzione di quella che ha appena presentato il collega Palese. Il problema del riso in Italia è significativo per dimensione perché si tratta di una coltivazione agricola storica che risale ormai ad alcuni secoli e che in alcune aree del paese, in generale la pianura padana, ma soprattutto la zona nel confine fra il Piemonte e la Lombardia, rappresenta una delle principali risorse economiche. Ci sono 4.000 aziende agricole che coltivano riso in Italia e numerose industrie di trasformazione. Il forte rilievo che la coltivazione del riso rappresenta per l'economia locale è dovuto anche alla complessità di questa coltivazione, che richiede professionalità, investimenti, mezzi tecnici e che ha garantito in passato un reddito molto elevato, e che oggi è messo a rischio da un mutamento del mercato internazionale e in particolare dall'importazione di riso dai paesi del sud-est asiatico a prezzi assolutamente, estremamente competitivi in confronto a quelli delle coltivazioni nostrane. I dati, sono sconfortanti e decisamente preoccupanti. Negli ultimi 5 anni l'incremento di importazione è passato da 8.000 tonnellate di riso cambogiano, che probabilmente oggi è quello che più si sta espandendo sui nostri mercati, è passato dalle 8.000 tonnellate del 2009 alle 345.000 tonnellate del 2014, con un incremento che non si può neanche esprimere in percentuale perché richiederebbe alcuni zeri. Semplicemente l'importazione si è moltiplicata di 42 volte, ecco, quindi è un dato veramente estremo. C'è un'ulteriore ragione di preoccupazione. Nei paesi ai quali noi oggi ci rivolgiamo per importare riso, le tecniche di coltivazione prevedono anche l'utilizzo di fitofarmaci di generazione antica che noi abbiamo abbondantemente abbandonato e sostituiti con tecnologie più raffinate. Quindi credo che sia da verificare anche un'eventuale grave minaccia, ecco, per la salute da coltivazioni che non sono paragonabili a quelle nostrane. La conseguenza di questa importazione smodata è stata una riduzione delle aree coltivate a riso nel nostro Paese. Si sono persi dal 2010 al 2015 circa 20.000 ettari di superficie coltivata e questo è un dato enorme se si calcola che, in particolare per quanto riguarda la varietà indica, gli ettari erano 71.000 e oggi sono rimasti la metà, 35.000. Ora, la nostra mozione suggerisce naturalmente di agire in tre direzioni. La prima direzione è un ripristino di un minimo di tutela daziaria, anche se è difficile tutelare le proprie coltivazioni soltanto con un ricorso ai dazi, però un ritorno, ecco, a misure antecedenti alla situazione attuale si prospetta indispensabile. Auspichiamo un incremento dei controlli sanitari, che non sono mai sufficienti, e infine vorremmo raccogliere anche l'invito del Vice Ministro che in una recente intervista sul Sole 24 Ore ha appunto dichiarato che è indispensabile che il settore passi si migliori attraverso un provvedimento ad hoc che definisca meglio il riso italiano e consenta di organizzare un mercato specifico per il riso italiano che sappia vincere la sfida della qualità. Ecco, questa proposta che viene, è autorevolissima, viene dal qui presente, ripeto, Vice Ministro Olivero, io credo che sia una
vada nella direzione giusta per la tutela di tutte le nostre coltivazioni agricole. La proposta di legge che è stata discussa prima di queste mozioni va nella direzione della tutela dell'enorme patrimonio di variabilità genetica delle coltivazioni che storicamente, ecco, e coltivazioni e allevamenti bestiame che storicamente caratterizzano l'agricoltura italiana. E credo però che se non si arriva ad un'effettiva tutela del mercato e sul mercato sia impossibile poi garantire ai coltivatori interessati da queste produzioni garantire loro un reddito sufficiente a sopravvivere. Di qui occorre imporre ai mercati delle regole severissime sulla dichiarazione di origine del prodotto. Alcuni settori in cui questo è già stato fatto ed è tecnicamente anche possibile, penso al settore vinicolo, sono stati caratterizzati da uno sviluppo economico straordinario. In altri settori su questo terreno siamo molto indietro e non riusciamo oggettivamente a garantire la qualità del nostro prodotto, che innanzitutto deve essere intanto oggettiva, ma soprattutto deve essere tutelata con un preciso tutela dell'origine dei prodotti, in modo che non sia possibile commercializzare con il nome di riso italiano o anche solo lasciare dei dubbi sull'origine del prodotto, mentre è indispensabile che quello che è frutto della nostra agricoltura sia commercializzato in tutto il mondo come tale. Grazie. Grazie collega Monchiero. Il collega Zaccagnini adesso, che è iscritto a parlare, illustrerà anche la sua mozione alla 1.1057. Prego. Grazie Presidente. Un intervento cercherò che non sia troppo lungo, anche perché avremo modo in dichiarazione di voto di esplicitare meglio la nostra posizione. Partiamo da un presupposto: l'Italia è il più grande produttore di riso d'Europa, circa il 50%, e lo esportiamo in vari paesi. Purtroppo ci siamo ritrovati in una situazione in cui per aiutare economie emergenti di paesi asiatici gli abbiamo offerto un regime agevolato dove